facciamo spaventare, perché però il percorso è duro, però non così. Anche Carmelo ha già dato un titolo. Allora, buonasera a tutti. Mi sento... Il microfono deve essere accanto dall'altro lato. Il microfono, non verso la cassa. Verso di qua. Sì. Allora, buonasera a tutti. Sono Nunzia Casalco, una portavoce del Movimento 5 Stelle al Senato. Felice di essere qui, felice di vedere che un'altra donna si mette in gioco e quindi faccio i miei auguri a Lega Damo e a tutti voi. E però riprendo il discorso che ha fatto un attimo prima Giulia. E da soli non si va da nessuna parte, quindi Leda avrà bisogno di tutto il vostro aiuto e avrà bisogno che ognuno di voi si attivi affinché si inizi a fare un percorso di cambiamento all'interno anche di un'amministrazione comunale, seppur piccola ma importante. Ed è attivandoci, quello che dico sempre, attivandoci, iniziando a pensare che ognuno di noi si deve attivare e pensare a cambiare il corso della propria vita, che si riuscirà ad attivare un cambiamento e a portare avanti un progetto tutti insieme. Se pensiamo che ci sia una persona sola, che si, o due o tre o quattro, che si prendono la responsabilità di cambiare tutto, stiamo sbagliando, non ce la faremo. Quindi ognuno di noi da oggi inizia ad essere fautore del cambiamento del proprio destino, del cambiamento del destino dei propri figli, del cambiamento del destino dei propri nipoti. Se pensiamo di stare a casa a guardare la televisione, il cambiamento non avverrà e ci terremo quello che abbiamo, cioè dei paesi devastati, delle città devastate, un paese alla rovina. Bravo. Sono stata in questi giorni, faccio parte del Consiglio d'Europa con incarico, che è un'assemblea che si occupa di diritti umani, di tutela di diritti umani e di democrazia, tutela della democrazia. Questo incarico mi porta ad andare in diverse città d'Europa, Madrid, Parigi, Strasburgo, eccetera. Allora, dicono che c'è la crisi e la crisi colpisce non solo l'Italia ma anche altri paesi come la Spagna, il Portogallo, eccetera. La cosa strana e diversa è che questi altri paesi hanno investito nelle infrastrutture, cioè si trovano, malgrado ci sia una crisi molto forte, all'occhio e anche nei fatti, sì, abbiamo delle città che hanno le infrastrutture, hanno le strade, hanno gli edifici, hanno i treni, hanno gli aerei, hanno gli aeroporti, hanno tutto, quindi hanno già una base dalla quale partire. Lo stesso incarico però nel movimento da senatrice e da portavoce mi ha portato a fare il giro di tante città italiane e non c'è una città, dicasi una, che non è devastata, gli edifici crollano, le strade non funzionano, non ci sono servizi. E allora perché vi faccio questo discorso? Perché è importante che ci siano dei rappresentanti in Parlamento, è importante che ci siano dei rappresentanti, non rappresentanti, scusate perché rappresentanti è sbagliato, dei portavoce, perché smettiamola con i rappresentanti, dei portavoce alla regione, è importante che ci siano dei portavoce in Europa, ma è importantissimo che ci siano dei portavoce a livello comunale, importantissimo, perché se no la nostra battaglia è persa, persa. E quindi il mio augurio per Leda, noi saremo qui con te a sostenerti e che tutti noi da oggi in poi ci attiviamo uno per uno per portare avanti un progetto di vita che è il progetto di vita di cui parlava Giulia, è il progetto di comunità, è il progetto di solidarietà, è il progetto in cui ognuno si occupa dell'altro, è il progetto in cui non giriamo le spalle, non stiamo più a guardare gli altri, ma è il progetto in cui ci guardiamo negli occhi e attiviamo il senso d'aiuto e attiviamo il sostegno nei confronti degli altri. Se crediamo in questo progetto, e allora da oggi in poi iniziamo ad attivarci per farlo, uno per uno, uno per uno.
e non consentiamo a coloro i quali ci hanno preso e continuano a prenderci in giro, dicendoci che pensano al bene dei cittadini e al bene degli italiani, okay, iniziamo a dire di no a queste persone con consapevolezza e prendendo in mano il nostro futuro. Col coraggio, col coraggio. La più giovane deputata portavoce della Regione Siciliana.